Anna Agrigento, in occasione del 58esimo anniversario della frana del 66 nel centro storico, deposti dei fiori all'ingresso della Villa del Sole. Per alcune associazioni locali è un altro caso di devastazione urbana. È un giorno importante per la città di Agrigento perché ricorda la frana del 19 luglio del 1966. La frana salvò la Valle dei Templi e il patrimonio archeologico. Appunto, noi oggi ci troviamo qui alla Villa del Sole per dimostrare che gli anni che sono passati sono stati anni inutili, perché il lupo perde il pelo ma non perde il vizio e continueranno sempre a costruire dove è difficile costruire per dare prova del loro potere e della loro arroganza. Siamo nel 2024, alla vigilia di Capitale della Cultura e sono gesti che non fanno un favore alla storia della nostra città. Siamo pochi, siamo tanti, non lo sappiamo. Quello che c'è è la sensibilità del cittadino agrigentino di partecipare e di criticare, quando è giusto criticare, perché noi critichiamo le idee, non critichiamo gli uomini, come diceva Pietro Nenni. Noi critichiamo le idee e queste idee di poter utilizzare la villa per costruire un asilo è una cosa sbagliata. C'erano tante altre opportunità, come ad esempio al Viale della Vittoria c'era la caserma dei Vigili del Fuoco, poteva essere ristrutturata e adeguata ad asilo. Invece no, hanno voluto dare prova della loro forza. Paolo Cilone ha ricordato la frana. A me piace ricordare 75 anni fa, quando hanno distrutto la Villa Garibaldi, e vorrei accostare la distruzione della Villa Garibaldi con questa distruzione della Villa del Sole, che siamo lì. Allora c'era un tipo di logica che a tutt'oggi continuiamo a subire. E per questo abbiamo avuto l'idea di mettere un necrologio. Celebriamo il lutto, celebriamo Misa Cammisa Nivola, celebriamo la perdita della Villa del Sole, della fruibilità della bellissima Villa del Sole da parte della cittadinanza agrigentina. Davanti alla Villa del Sole, in un giorno particolare che segna una data importante, tragica per Agrigento, il 19 luglio 1966, il giorno della frana di Agrigento. Perché abbiamo scelto questo giorno per venire davanti alla villa a protestare per quello che sta succedendo all'ex Villa del Sole? Perché purtroppo questo sfacelo, questa aggressione al territorio è figlia delle stesse logiche che hanno portato 58 anni fa alla frana. C'è affarismo, c'è aggressione al territorio, c'è disattenzione della politica, c'è silenzio imbarazzato dei palazzi del potere. Si è distrutta una villa spendendo 4 milioni del PNRR quando si potevano recuperare un sacco di scuole e di edifici nella città senza intaccare il verde, ne abbiamo così poco ad Agrigento, non c'era proprio bisogno di questa operazione. E di questa operazione questi amministratori ne risponderanno, sono i vandali che hanno distrutto una villa importante per la città. Il 19 luglio è data storica per Agrigento perché nel 66 ci fu la frana, ma purtroppo anche per la Sicilia il 19 luglio è diventata una data memorabile. C'è la memoria di Borsellino. Borsellino lottava la mafia. Io purtroppo dico sempre ciò che penso. Questo è un atto mafioso, quello che hanno fatto alla Villa del Sole. Vogliono dimostrare di essere più forti dello Stato, perché le leggi che Codacons ha portato in Procura della Repubblica, alla Regione, ai carabinieri, alla polizia municipale, sono leggi, non sono indirizzi. E allora, se non si applica la legge, vuol dire che c'è qualcosa più forte del governo italiano ad Agrigento. Abbiamo chiesto l'intervento del prefetto, abbiamo chiesto l'intervento della procura. Stiamo aspettando, ma a settembre ci andremo giù pesante e occuperemo la villa.